Mi chiamo Ada, ho 25 anni e sono stata cristiana per tutta la mia vita. Ho sempre creduto in un Dio che si manifestasse attraverso miracoli, che fosse buono e amorevole e che aspettasse che io morissi per riunirsi a me. Crescendo non avevo molte domande riguardo a Dio, perché se mai ne avessi le rispondevo sempre creandomi supposizioni secondo i miei fili logici e basandomi sulla mia conoscenza di miracoli e santi e anche sulla mia scarsa conoscenza biblica. E poi, se mai la mia logica non arrivasse a rispondere qualche domanda, c'era sempre l'infallibile risposta: Dio ha i suoi misteri che noi non possiamo comprendere e che non dovremmo nemmeno cercare di comprendere. Sinceramente queste risposte mi bastavano, perché non sono mai stata una fanatica della fede. Che poi, a parlare di fede, mi fidavo di più di ciò che mi dicevano le persone, come preti, parenti e amici, che di quello che Dio stesso dice. Perché? Perché lui ha scritto la Bibbia ed io non la conoscevo. Credevo di conoscerla, ma ad essere sincera, se la leggevo mi confondevo solo di più, perciò la evitavo. Mi fidavo dei preti però, dei parenti e degli amici, ma non di Dio. Durante gli ultimi anni ho cercato di prendere in mano la situazione almeno un po' di più ed ho presentato le mie domande ad alcuni preti. Non a mia grande sorpresa, le stesse domande sono state risposte in modi opposti da preti diversi. Altra domanda. Di chi mi fido? Del prete che conosco di più? Del prete che i miei genitori conoscono di più? Del prete che mi sembra più autorevole? Del prete che mi sembra più buono? In tutto questo io volevo solo sapere Dio che prospettiva ha. Se non posso usare la mia prospettiva umana, come faccio a conoscere quella divina? Chi me la deve insegnare? E come faccio a sapere chi è un buon insegnante? E attenzione, quando parlo di domande riguardo a Dio, mi riferisco ad ogni tipo di domanda. Per esempio, domande un po' esistenziali, come «Ma siamo sicuri che Dio esiste o sto perdendo tempo?» «E se Dio esiste, come faccio a sapere che è buono come dice di essere?» «Se permette al mondo di avere così tante sofferenze, se Lui stesso, nell'Antico Testamento, ha ordinato genocidi, come faccio a sapere che è buono, ammesso che esiste?» Come faccio a sapere che ciò che è scritto nella Bibbia sia vero? Come faccio ad assicurarmi di andare in paradiso? Se abbiamo concezioni di bene e di male diverse di persona in persona, qual è la definizione di peccato? Chi è qualificato abbastanza per parlare a nome di Dio stesso? Con questo animo aperto ad approfondire la mia conoscenza di Dio per avere un rapporto con Lui che non sia più superficiale, ho pregato per un segno. E così, dopo non molto tempo, uno sconosciuto si è avvicinato a me mentre pranzavo all'università e mi ha invitato ad un corso biblico. La mia prima reazione è stata pensare che l'idea stessa di un corso sulla Bibbia fosse strana. Ma prima che potessi nemmeno accorgermene, avevo già risposto di sì. Perché no? Alla fine questo poteva essere il segno che avevo chiesto a Dio. Questo semplice corso biblico mi ha aperto un mondo nuovo. Le domande che avevo sono state rimpiazzate da certezze, e poi da anche più domande, molto più profonde, molto più specifiche. Ma anch'esse sono state risposte. La mia fede è cresciuta ad un punto tale che adesso non c'è niente che la possa fare vacillare. So cosa Dio vuole da me e so cosa devo fare. Ma inoltre, mi sono resa conto di quanta ignoranza avessi avuto fino a quel momento, nonostante fossi stata cristiana per tutta la mia vita. E nonostante le mie ricerche, quanto fosse difficile trovare risposte coerenti. E mi sono anche resa conto di quanto sia pericoloso non avere la giusta conoscenza di Dio. In Osea capitolo 4 verso 6 c'è scritto che è a causa dell'ignoranza che il popolo di Dio va in rovina, e Dio non scrive niente a caso. La mia vita ha molto più significato adesso, semplicemente perché adesso ho una visione più completa della realtà. La vecchia me penserebbe che sono una fanatica della religione. Ma la vecchia me non aveva idea dei piani divini, non ci pensava. E siccome non aveva certezze, viveva come se Dio non fosse all'opera. Adesso però vedo il lavoro di Dio. Non attraverso le mie lenti, ma attraverso la prospettiva biblica. Credo nella Bibbia, credo che la Bibbia sia coerente, sia vera, sia la voce di Dio. E le sue promesse, le profezie scritte in parabole riguardo alla seconda venuta di Gesù, si avvereranno. Shin Chun-ji
è in grado di insegnare la Bibbia dall'inizio alla fine, spiegando le connessioni fra il primo ed il secondo testamento, dimostrando che Dio non cambia carattere attraverso le ere, ma rimane lo stesso. Inoltre, Shin Chun-ji mi permette di mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù e di avere fede che Gesù manterrà la sua parola.